2014. Buongiorno a Daniele Petrella. Buongiorno. Archeologo, il quale oggi ci porta una notizia che francamente ci incuriosisce, ci stupisce, però insomma vogliamo capire di più. Marco Polo, tutti sappiamo di Marco Polo, ma che cosa sostiene Daniele Petrella? Poi adesso ci spiega lui i modi e insomma le misure con cui prendere questa affermazione. Non sarebbe arrivato dove dice di essere arrivato? In Cina. In Cina. E dove si è fermato? Secondo noi si è fermato in Persia. In Persia. Intorno sulle coste del Mar Nero. Sulle coste del Mar Nero. Essere stato un po' un sipario che ha aperto, come dire, sulla fiction, la realtà fino al Mar Nero e poi da lì in poi fiction. Ora, ci tengo a precisare che, come dire, la teoria non è una teoria mia, è una teoria che nasce negli anni 70 con gli studiosi. Si discute, insomma, da tempo. Si discute da tempo su questa teoria, fino a quando negli anni 90 la Frances Wood della British Library scrisse questo libro Perché Marco Polo non è stato in Cina, che destò tanto scalpore, un grande successo, poi silenzio e poi il ritrovamento della flotta di Kubilai Khan. Questo ritrovamento di cui abbiamo anche avuto occasione di parlare, sì, che si rifà a questa tentata invasione di Kublai Khan del Giappone. Dobbiamo pensare questo: Kublai Khan fu il Khan che teoricamente incontrò Marco Polo, no? Diciamo che i dati provenienti da questa, ecco, queste sono la ricostruzione delle navi, da questa missione archeologica sarebbero le prime prove, piccole prove materiali a conferma di questa tesi, che finora si è basato solo su studi. E che cosa ci consentono di dire questi ritrovamenti? Che le navi descritte da Marco Polo nel Milione non corrispondono per nulla alla descrizione che egli fa. Ad esempio, lui parla di navi comunque adatte alla navigazione oceanica, cosa che i cinesi fino allora non avevano mai fatto, con navi con 5 alberi. Invece, da come si può vedere dai disegni delle navi ritrovate, erano 2 alberi di cui uno mobile, quindi già questo non coincide. La cosa più interessante è che Marco Polo nel Milione dice di aver aiutato il Khan nella conquista di Xianzhou, la precedente capitale della precedente dinastia, insegnando loro l'utilizzo delle catapulte e le bombe da lancio, cosa improbabile perché quando Bacone parlò in Europa per la prima volta della propria sparo era nel 1270 e Marco Polo era in viaggio, certo, quindi stava arrivando in Cina. Il bello è che noi nei mari di Takashima abbiamo trovato queste bombe da lancio, alcune esplose, altre inesplose, e questo ci ha permesso di fare degli esami ai raggi X per avere conferma chimica del contenuto, e queste due sarebbero le prove principali materiali, intendo, certo, contro la fiction del viaggio in Cina poliano. La fiction del viaggio in Cina, tra l'altro, l'ha fatta anche Giuliano Montaldo, che fece una bellissima serie della RAI, quando la RAI faceva queste serie monumentali e internazionali. Grazie a Daniele Petrella a e a questo squarcio nel possibile di Marco Polo. Gli diamo come compenso, come faceva, buona avventura. Arrivederci, Arri Pesce. Arri, arri, arri.